Franco, suona l'inno della Lazio, la Lazio schianta il Milan 3-0, si rilancia alla grande nelle ambizioni di Champions League. Una gara ben condotta, passati subito in vantaggio, piccola defaianza a metà del primo tempo, però poi vittoria strameritata. Ma sì, sembrava la vigilia che fosse una partita molto più difficile, più complicata, invece la Lazio si è applicata molto bene. Dobbiamo dire anche le scelte di Inzaghi, che poi ha ben condotto, incitando, come sapevamo, da bordo campo, anche le scelte di quei giocatori che insomma diciamo erano più affaticati, quelli che erano più acciaccati, poi in realtà hanno disputato tutti un'ottima gara, no? Perché Lucas Leiva, che tutti davano per morto, perché io sento i tifosi, basta, dopo Napoli hanno detto che è finito, ma io ricordo che la partita precedente Leiva ha fatto una grandissima partita e l'ha rifatta anche stasera, con ovviamente Immobile che ha fatto gol, è andato vicino al gol, ha fatto assist per Correa, cioè Immobile ha fatto tanta roba pure lui stasera. Luis Alberto un po' a corrente alternata, ma in mezzo al campo, quando prendeva comunque la palla lui, la Lazio riusciva a gestirla sicuramente con magari maggior tranquillità. Insomma, io credo che sia stata veramente una ottima Lazio, che ha concesso 20 minuti al Milan nel primo tempo, dove ha anche rischiato qualcosa, però si era già mangiata dei gol prima, dopo l'1-0, con almeno due o tre circostanze. È stato bravo Reina anche lui in un paio di parate importanti. Insomma, io credo che era una partita che forse aspettavamo anche più dura e più complicata. La Lazio l'ha saputa, secondo me, gestire bene, l'ha chiusa con un risultato importante, 3-0, ne parlavamo per il fatto, sì, anche della anche per la differenza reti nello scontro diretti. Adesso la Lazio è 61, con una gara in meno rispetto alle altre, ipoteticamente si trova a due punti dal quarto posto, in cui ci sono tre squadre, Napoli, Juventus e Milan stesso. E Milan, ecco, mi sembra più o meno questa la cassa. Sono. Comunque a due punti dalla zona Champions. Esatto, due punti alla zona Champions, lo sapevamo, serviva questa vittoria proprio per ritrovarsi lì. E da adesso in poi noi non dobbiamo sbagliare, ma neanche le altre si possono più permettere di sbagliare, perché adesso chi scivola va fuori. Quindi io credo che la cosa importante è questa. Io credo che a livello morale questo darà tanto alla squadra biancoceleste. Io credo che la Lazio stasera, con questa vittoria, acquisterà quella consapevolezza maggiore tutti che l'obiettivo poi ancora è raggiungibile. Mentre forse, ecco, per esempio il Milan potrebbe pagare questa sconfitta. Assolutamente. Franco, andiamo a commentare quelli che sono stati anche le prestazioni un po' dei singoli. Reina, secondo me, ha dato una buona risposta dopo la partita di Napoli. Hai detto tu Lucas Leiva, però voglio sottolineare anche Lulic, ecco, molti sì. Dubbi su di lui, 66 minuti, secondo me fatti in maniera con grande esperienza, ma anche con una ritrovata vigoria fisica. Sì, assolutamente d'accordo, ma oggi io credo che è difficile trovare qualcuno che abbia commesso degli errori veramente, cioè, che potevano costare cari o cose del genere. Stasera hanno, credo, giocato tutti con molta concentrazione, molta attenzione. Forse l'unico che magari, ma neanche tanto poi in realtà, perché poi pericolosi non sono stati mai, Marusic magari si è visto meno, ma si è visto meno perché non ha mai spinto, perché noi abbiamo abituati a vedere anche Marusic partire, abbiamo visto più Acerbi partire che Marusic, cioè quindi, però no, io credo che stasera meritino tutti una ampia sufficienza veramente, e ovviamente è chiaro che ci sono qualcuno che, proprio per quello che poi la dinamica del risultato, ovviamente prendono quel qualcosa in più, perché Correa doppietta, è stata una spina nel fianco per almeno un'ora per il Milan, Ciro Immobile l'ho già detto, pericoloso nel primo tempo, Correa, palo, gol. Tornando su Correa, è strano che questo ragazzo ha delle grandi potenzialità, però segna solo in gare importanti, che ha segnato in Champions League, ha segnato a Torino, ha segnato contro il Milan, insomma le più belle partite ha fatto quella grande giocata in casa con la Juventus. Cioè, è una questione mentale, questo calciatore si innesca quando trova il grande avversario. Quando magari
può trovare le squadre così, magari non è positiva sta cosa. No, perché se uno gioca e si è concentrato solo quando gli stimoli, è un problema di concentrazione. Esatto, è la questione di, ma sicuro, cioè questo è, dimostra il fatto che se è così, lui dimostra che quando gioca con gli avversari che gli danno adrenalina, gli danno concentrazione, tira fuori le prestazioni. Quando davanti magari c'è il Crotone o squadre del genere, magari col Benevento, con lo Spezia, che magari magari non riesce invece a giocare, perché secondo me non c'è quella concentrazione che c'è quando davanti hai avversari molto forti. Siamo in chiusura, Franco, noi saremo sempre qui domenica contro il Genoa e non ci rimane che dire. Forza Lazio e seguiteci, tra poco i gol. Certo.